Bene, siamo qui per presentare un poco, solo un poco, di mia ricerca sull'ecomuseo. Questa ricerca adesso, in questo momento, siamo la prima fase della mia ricerca, pertanto siamo la fase di tutto ero sbagliate, di tutto quanto possiamo imparare più, né? Questo momento sono questa fase di ricerca a Parabiago, siamo soprattutto di imparare più perché siamo un percorso per me diverso, non avevo ancora una esperienza più profonda. Chiedo la comprensione di voi, ok? Devo mia presenza qua a un programma Erasmus. Questo Erasmus aveva l'obiettivo per raccolta di dati per mia tesi di dottorato. Okay? Mia permanenza qui sono di marzo a luglio di 2022, ma prima fase. Posso ritornare a ottobre o a novembre per fare una revisione di dati che adesso siamo raccolti. Un poco di me. Pronto. Io sono laureata in geografia con specializzazione in scienza politica e master in museologia. Ma mia principale esperienza e apprendimento siano con un lavoro diretto, un lavoro pratico con Ecomuseo. Questo lavoro pratico siano un risultato di mia partecipazione in una squadra di idealizzazione e coordinamento dal 2005 un lavoro con Ecomuseo a Maraguape, Ceará, Brasile. Questo progetto in museologia comunitaria si chiama Ecomuseo di Maraguape. Con questo progetto, dal 2005, siamo partecipato di tutti i momenti di questo progetto insieme con la comunità locale. Questa comunità locale siano di persone più semplici, siano contadini, siano piccolo funzionario pubblici, siano piccolo, come dire, commercio, piccolo commercio. Se una persona più semplice stesso, ma di un grande potenziale di sviluppo locale e integrale. In questo potenziale di questa comunità hanno iniziato a più 40 anni, perché questa comunità aveva la proprietà sulla propria terra. Siano
una proprietà collettiva di sua propria terra. Questa proprietà di sua propria terra sia un lavoro di organizzazione comunitaria. Questa organizzazione comunitaria che ha iniziato nel 1970, capito? Sì. 1970, ha avanzato, ha avanzato e promoveu o risultato di Eco Museu de Maranguape. Siamo un risultato dell'organizzazione comunitaria del 1970. Per me questa esperienza siamo di un profondo valore di come noi umano possiamo sviluppare insieme la nostra propria felicità, nostra propria vita, superando tutte le difficoltà sociali, perché siamo molto in questa realtà di Brasile, realtà rurale, e Eco Museu siano un strumento di sviluppo molto concreto e importante. Insieme a questa mia esperienza con Eco Museu di Maranguape, avevo partecipato dal 2013 come membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Brasiliana di Eco Musei e Musei Comunitario Abrenchi. Con questa tutta esperienza io avevo come penso che siano importanti registrare questo mio percorso professionale con Eco Musei, adesso in un dottorato in Scienze dell'Educazione per l'Università di Portogallo. Bom, tutto che ha parlato adesso siano rappresentato in questa immagine. Insieme è nostro storico di sviluppo di questo campo della museologia comunitaria per me, del Brasile, del Maranguape e adesso con Parabiago, siamo in questo momento, perché qui a 2012 avevano ricevuto la visita di Iggs de Varini. Siamo nostra gente della comunità, della squadra di Eco Museu con Iggs de Varini. A 2016 a Brenchi avevo venire a qua. Sì. Sembra? Sì. Chiara, Teresinha, in questa immagine. E Iggs de Varini anche. Poi, in questo momento, 2016, dopo 2016, Raul ha me parlato di una idea di
per conto di pandemia, facciamo un lavoro insieme per Ecomuseo, Ecomusei, Brasile, Italia, pensare insieme idea, proposta, progetto per superare questo momento di pandemia. E in questo momento sarà un momento di incontro, un momento di incontro che, come dire, no, connexa tanti percorsi di tante gente, mio, Abrenchi, Raul, Ecomuseo di Parabiago, Iris de Varine, adesso voi, adesso. Então, c'è un momento di connessione che sono un valore per noi, possiamo capire meglio come questo campo da museologia comunitaria, della museologia comunitaria, poi avanzare in via di uscita per questo nostro problemi locali. Então, a 2020, questo incontro, Raul, Abrenchi, rete di Ecomusei italiani, Drops, facciamo un accordo di cooperazione internazionale distanti ma uniti, né? Un sviluppo di azioni e progetti comuni individuali sul base della lettera di principio sottoscritta per 22 Ecomusei comunitari brasiliani e italiani. Questa immagine di giochi di caucho sono una cosa che Raul ha creato, brava, bella idea. Drops è una piattaforma internazionale di scambio tra ecomusei, musei comunitari, che è nata proprio dal 2016. Loro erano qui a Parabiago perché c'era la conferenza generale dei musei di ICOM, che raggruppa tutti i musei del mondo, ed erano qui a dormire qui a Parabiago. Poi siamo stati sia al Politecnico che al centro congressi vicino all'ex Fiera, all'Amico, dove c'era la conferenza generale. Per cui da lì è nata l'idea di mettere insieme attraverso questa piattaforma un po' le idee, i progetti e i programmi di tutti i musei, ecomusei a livello internazionale. Poi nel 2020 invece c'è stato un incontro invece bilaterale, no? Come se fosse un incontro di calcio Italia-Brasile, quindi lì Drops era a livello internazionale. In questo caso questi due paesi, che non è un caso, in cui si sono sviluppate in modo molto diverso, con situazioni sociali e economiche molto diverse, due museologie comunitarie importanti, e durante la pandemia abbiamo pensato di confrontarci per sostenerci. Vi ricordate poi nella prima ondata pandemica proprio l'Italia e poi anche il Brasile subito erano stati tra i più colpiti, quindi abbiamo fatto questa cosa che è stato, a differenza del passato in cui c'erano stati incontri. Nel 2011 poi erano venuti loro con De Varine, Yara, Odalis. Poi nel 2012 mi avevano invitato a me insieme ad altri colleghi in Amazzonia. Però erano incontri di pochi, no? Invece in questo caso, grazie alla
alle tecnologie, siamo riusciti davvero a, oltre a quei 22, quindi 11 giocatori brasiliani, 11 giocatori italiani, c'era poi tutto, davvero c'è stata una partecipazione straordinaria che poi ha portato anche a questa carta di collaborazione, di principi, di lavoro insieme in futuro. Quindi è stata una bella esperienza e speriamo che vada avanti, perché la presenza di Nadia qui aiuta a rafforzare, perché giustamente i nuovi strumenti sono straordinari, ma comunque lavorare a distanza con un video non è facile. Essere in presenza rimane sempre essenziale. Sì. E questo perché abbiamo fatto questo incontro, perché non volevamo lasciare scappare Nadia e magari ritrovarsi davanti a uno schermo a sentire i risultati. Sì, più avanti devo parlare, io sono un risultato di mia presenza qua siano anche un risultato di questo accordo distanti ma uniti. Pronto. Quindi, conoscere la genesi sociale, sociale, gli elementi teorici, pratici, prodotti dalle musei, dai musei comunitari, poi penso che puoi rappresentare un contributo importante al sviluppo integrale delle comunità e del territorio da qui emergono. 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 Queste e altre domande guidano la ricerca in corso che stabilisce il rapporto tra campo della museologia e l'educazione come Cornice. parametro centrale in questo modo come un dei risultati dell'accordo di Stati Maroni per supportare la mia ricerca in ambito empirico italiano, Pariago, riceve, sì, riceve, la prima mobilità Erasmus dell'Università del Porto. Siamo la prima volta, penso che le università del Porto siano io la prima. Certo. Erasmo. Parabiago entra, ok, il mappa dell'Università del Porto di Erasmo. Una buona cosa, come puoi dire il proprio Erasmo. Lavori di campo. In questo lavoro, io in questi mesi qui, mio lavoro puoi fare analisi di documenti, intervista e mappa di significato. Le fonti primarie, secondarie, volontarie che io ho trovato qui siano fonti bellissime, bravissime, perché quando io ho fatto le interviste, io provo incontro nella parole di tutte le persone della intervista la comprovazione di questo documento che ho letto, Letto, che ho letto. Che ho letto, bravissimo.
Questa siano tre 13 intervistati, presi intervistati, ok? Sì. Di squadra di coordinamento, comitato scientifico, volontario, e che io ha nominato di una terza categoria industriasi. Isso è una scoperta che io penso è molto importante, questa categoria industriasi che io ho incontrato a Paravia. Ok? E questa intervista ho fatto tra maggio e luglio. Quanto le mappe del significato, solo puoi fare due, ma quando si poi quando ritornare a Paraviago, devo complementare questo mappa di significato. Ah, ok. Altra cosa così più importante che io ho fatto in questa mia raccolta di dati, siano conoscere il territorio, fare esperienza con persone, con il patrimonio culturale e capire come le persone hai relazionato con il patrimonio culturale, con elementi che siano elementi che compongono la identità, la capacità di pensare il territorio, pensare di riuscire, ok? E questa immagine siano di un sito di Ecomuseo di Paraviago che parla di parole che siano più presente in pensiero, di persone. E questo sia un momento più bello, più storico per me, che io veramente sono molto felice per questa esperienza con il territorio in bici, in bicicletta, gisella, per conoscere il lavoro con Madonna, il santuario di Madonna, questo affresco che è dentro del santuario, altri affresco che hai conosciuto con Raul e Sonia allenando a camminare per il territorio con bravissime persone per conoscere il patrimonio industriale dell'Enano. E anche una bella esperienza per me di conoscere la tecnica di fare affresco a Morimondo con Piero e Sandro. Sono bravissimo, io penso che
Non lo so se voi conoscete anche questo lavoro, ma vale conoscere, vale conoscere. La prima percezione mia è una cosa che in intervista ho trovato e che siano elementi che veramente dare a mia ricerca un parametro per pensare come creare forma di valutare il lavoro di Ecomusei. Per esempio, la squadra di Ecomuseo principale, Raul, Silvia, Lucia. Quante percezioni importanti in una entrevista possiamo trovare? Per esempio, comunità come punto di riferimento per l'esperienza condivisa. Il potere dell'Ecomuseo di promuovere una cosa. Prevolenza. Scegliere le parole più difficili. Aiutare le persone a progettare e realizzare autonomamente il cambiamento sociale necessario. Io domando adesso, queste tre frasi hanno detto. Per quale persona? Giuseppe. Non ho capito la domanda. Chi ha detto quelle tre cose di quei tre che ci vedi là sopra? Ma sono, cioè, queste affermazioni sono solo di Lucia, Raul e l'altra signora o degli intervistati? Perché la comunità come punto di riferimento mi sa da Raul, no? Come esperienze condivise, mi sa, è un qualcosa di Raul, no? Il fatto di. Non mi ricordo più. Anch'io. Non lo so. Silvia, Gabriella. Chi ha detto quello? Non conosco abbastanza loro per potermi identificare con le frasi. Comunque, sono tre frasi molto coerenti tra di loro. Quindi. Queste tre frasi le avete dette voi tre? Sembrerebbe. Sembrerebbe, sì. E poi ha chiesto appunto di associare ciascuna frase alle. Raul, secondo me, è molto per il condividere. Lui lo usa spesso questo. La Silvia la terza. La Silvia ha detto la terza frase. Quello dell'aiutare. Sì. Ah. La seconda. No, non si sa, non mi ricordo. Non lo so. La prima affermazione siamo di Lucia. La terza affermazione sono di Raul. Il potere dell'Ecomuseo sono di Silvia D'Assena. Ok. Facciamo. Avanti. Pronto. Qui sono di comitato scientifico, ok? Francesca, Silvia e Pia, ok? Tutto museo educa, l'Ecomuseo deve sviluppare una solida alleanza con la comunità, lavoro trasse come una delle principali problemi per un'educazione integrale. Sono facile sapere, ok? Stesso gioco di prima. Sì, Io non parlo più perché ho sbagliato. Raul.
seconda, l'ecomuseo deve sviluppare una solida alleanza con la proprietà. Lucia? Mi sa che la proprietà è una detta da muro che va in proprietà. Pensavo più Piero. Il Piero? Avrei detto il Piero dopo la pazzia. Anch'io avrei detto il Piero. Ah, ok. E Silvia la prende. Tutto museo e Duca, sì. Stanno detto per Francesca. Laura Crassia, Silvia. E quanto all'alleanza con la comunità, Piero. È necessario sapere che l'attuale modello di sviluppo è insostenibile. È essenziale il tema del rapporto intergenerazionale. Pronto? Io la quinta. Ok, sembra bene, sì, sì. Intergenerazionale sono le parole di Gisella, sì. Quanto la quarta affermazione, sono una critica all'attuale modello di sviluppo, ok? Chi l'ha detto? Claudio, Lucia, Raul. Claudio. Ok. Giovanna ha detto la prima. Wow, Giovanna ha detto che? La prima, sì. La prima? Giovanna. No. L'ecomuseo è lo spirito della terra. Giovanna ha detto che l'ecomuseo è lo spirito del territorio. E poi la terza, la partecipazione è democrazia attivata. Chi l'ha detto? Non so chi sono. La partecipazione, questa percezione di relazionare democrazia con la partecipazione sono di Antonella. Antonella. La penultima. Ok. In questo la affermazione maggiore, sì. Siamo di Flavia e Gabriele. Una percezione insieme di che siamo una intervista con due insieme, Flavia e Gabriele, ok? Ha detto che per salvare il paesaggio, il territorio, il progetto devono produrre emozione, ispirazione, anche con costanza e tenacia. Io ho capito bene questa idea? Sì, sì. Andiamo per categoria industriale. Ok?
Siamo perché sono industriasti perché Dario Quieti. Dario. Perché Dario siano. Dario non è di squadra principale, non è di comitato scientifico e non è di volontario, sono un operatore assessore amministrativo, ma è molto importante anche sul percezione di lavoro. Okay? Sonia anche non è di nessuna altra categoria, ma lavora con un progetto che hai proposto per Ecomuseo. E questo mezzo, Luca e Fabio, hanno partecipato della attività del mappa del significato. Pertanto io ho fatto una sintesi di questa nuova categoria industriale con loro. Okay? Prima affermazione che Ecomuseo debba produrre più conoscenza del territorio, debba produrre più conoscenza del territorio. Camminare è facile, questo è facile. Camminare è un atto politico. E la soglia. La soglia. La soglia, sì. Il mappa, sì, sono due le mappe del significato ha chiesto, né? Cosa hai imparato e cosa vorresti imparare dall'Ecomuseo del Parabiago? Questa risposta di queste due domande siano un lavoro che io ancora sviluppo. Okay? Produrre più conoscenza del territorio siano un'affermazione di Dario. Ok, grazie. Grazie mille, io penso che il mio lavoro qui mi ha insegnato. Il lavoro qui mi ha insegnato. Mi ha insegnato una pratica, questa parola africana, un volto. Io sono perché siamo. Ok? E grazie mille. Grazie. Pronto.